bentornati sul canale. Sono passate tutte le feste, oddio manca ancora il primo maggio, però vabbè, ci siamo, siamo tornati operativi e iniziamo una rubrica che mi sta entusiasmando tantissimo. Io ogni tanto devo fare delle cose nuove perché sennò poi mi annoio. Questa si chiamerà Full Face Low Cost. Quindi saranno dei video incentrati su ogni brand, quindi ogni video su un brand low cost. Ho chiesto a voi di farmi una lista su Instagram quando vi ho fatto un sondaggio qualche settimana fa, appunto, di segnalarmi i brand che vi interessava vedere, così tanto i video li guardate voi, quindi dovete decidere tra virgolette voi quando vi do la possibilità appunto di scegliere fra vari brand, e quindi vado per esclusione con i più votati. Il più votato in assoluto è stato NYX Professional Makeup. Io ho guardato se avevo delle cose, ma avevo delle cose molto vecchie, quindi ho fatto shopping online sul sito. Tra l'altro quando ho comprato io era il periodo del Quaccelle, loro avevano un particolare sconto proprio per l'acquisto dei prodotti online. E quindi io ne ho approfittato. Faccio una premessa per quanto riguarderà questi video. Il brand low cost, secondo me, deve avere per pezzo un prezzo al di sotto dei 10 euro. Perché altrimenti siamo su un low cost un po' caro, non siamo più su un low cost. Parto sempre dal presupposto che ci sono brand con dei prezzi per pezzo da 1,90 euro, ok? Quindi facendo questa premessa e partendo da questo presupposto, ho cercato di scegliere tutti i prodotti al di sotto dei 10 euro, eccezione per uno, ma ne parleremo tra poco. Iniziamo con il primo prodotto che vado ad applicare ed è il chiacchieratissimo Can't Stop, Won't Stop Concealer. La colorazione che ho scelto io è la vanilla ed il prezzo sul sito è di 8,90 euro. Vi lascio l'applicazione del prodotto. Allora, prima cosa che facciamo è applicare il correttore. Questo è un correttore molto asciutto, ad altissima coprenza, ma allo stesso tempo bello secco, nel senso che non è indicato se avete un contorno occhi secco, molto segnato, eccetera. Non vi ho detto la colorazione, la vanilla. Lo uso prima perché io di solito applico sempre prima il fondotinta, in questo caso faccio il contrario, proprio perché essendo anche il fondotinta un fondotinta a lunga tenuta, quindi con una formulazione più secca rispetto a un fondotinta ovviamente idratante, se lo applico sopra, quindi il fondo, quindi dopo aver fatto la base, noto che mi va nelle pieghe. Mi va nelle pieghe e quindi non, insomma, l'effetto poi finale non mi piace, è molto, molto segnato. Riesce a segnarmi pur non avendo un contorno occhi molto segnato. Ok, questo è il correttore. Come vedete ha una bella coprenza. Quello che vi consiglio io appunto di applicarlo con una spugnetta bagnata, di aver idratato bene il contorno occhi con la skincare e poi di procedere all'applicazione del correttore, quindi prima. Sempre della stessa famiglia del correttore, parliamo ora del fondotinta. Aspettate fino alla fine, ragazze, non guardate solo l'applicazione del prodotto perché probabilmente non ve l'ho detto all'inizio, ma ve lo dico adesso, alla fine faccio una semipagella, nel senso che vi dico che cosa secondo me vale veramente la pena acquistare e cosa no. Secondo prodotto, vi dicevo, il fondotinta, ho preso sempre l'amichetto ed è il Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation, nella colorazione anche qui vanilla. È un fondotinta full coverage che promette una tenuta 24 ore. Vi lascio l'applicazione perché durante l'applicazione di questo fondotinta che io ho applicato con la spugnetta bagnata, quindi con una spugnetta umida, vi do degli accorgimenti per come applicarlo bene, come ho fatto con il correttore. Passiamo al fondo. Questo è sicuramente il fondotinta più chiacchierato di NYX, più chiacchierato, l'ultimo uscito, quello più recensito, sicuramente quello che incuriosiva di più. Si chiama sempre Can't Stop, Won't Stop, e la colorazione che ho preso io è la vanilla. Sì, ma ci sono tantissime colorazioni, quindi se non avete modo di andare nello store, quindi in negozio, a provarlo, comunque potete cercare vari swatches. Io ne applico sempre un po' sulla mano e sempre l'applicazione che preferisco è quella della spugnetta. In realtà
Si applica bene anche con il pennello. È leggermente un pelo chiaro rispetto a me. Sicuramente se prendo un po' di colore con le prime esposizioni, nonostante metto la protezione alta, comunque un po' di colore lo prendo sempre sul viso, tra un po' non lo potrò più indossare, però non è un problema, cioè se dovesse piacermi così tanto potrei prendere un colore, magari due toni o tre toni più scuri e mixarlo. Allora, è un fondotinta che promette una tenuta estrema, un full coverage, e io sinceramente non lo definisco un full coverage, nel senso che secondo me ha una coprenza medio-alta che diventa full coverage se stratificato, quindi se lavorato un paio di volte sul viso. Ovviamente se usiamo un pennello così, quindi bello denso, la coprenza aumenta molto. Con la spugnetta facciamo un passo indietro per quanto riguarda appunto l'aspetto full coverage. Ma a noi non ce ne importa, perché comunque la spugnetta, essendo bagnata, fa questo effetto, cioè non è una scoperta miracolosa. Comunque io ho ripreso proprio un pelo di prodotto e vado a riapplicarlo dove voglio più coprenza. Quello che noto di questo fondotinta, come per il correttore, vale lo stesso discorso. Dovete avere una pelle sempre molto ben idratata lì sotto. Se avete una pelle da normale a mista, se avete una pelle secca, né correttore né fondotinta, secondo me. Cioè, non credo che la performance sia veramente bella. Su una pelle grassa è perfetto. Se avete appunto una pelle da normale a mista, vi consiglio un primer idratante. In questo caso io ho usato l'Hangover di Too Faced, però qualsiasi primer idratante li fa anche NYX, quindi potete assolutamente prenderlo di qualsiasi brand. Su di me, che ormai lo uso da un paio di settimane, se non sono 2 settimane, sono 10 giorni, vado un po' a giorni, nel senso che ci sono dei giorni in cui mi piace tantissimo e dei giorni in cui dico ma quello non dipende secondo me dal fondotinta di per sé, ma dipende appunto dalla mia pelle, cioè da quanto è idratata. È un fondotinta che si asciuga subito, quindi quello che si sente non è l'aspetto appiccicoso, si è già fissato sulla base, quindi volendo potete skippare la cipria, noi in questo caso la skipperemo. Non ho scelto nessuna cipria perché il fondotinta, avendo visto comunque vari review e vari pareri appunto a riguardo, sapevo essere un fondotinta secco e non essendo estate piena, quindi io non producendo così tanto sebo, sono più su una normale mista in questo periodo come tipologia di pelle che in una mista grassa, ho lasciato la pelle senza cipria. Per quanto riguarda invece bronzer, contouring, blush e illuminante, non ho acquistato nulla perché mi interessavano le palette. C'era la palette di illuminanti che veniva più o meno sui 25 euro, sempre più di 20 euro la palette di bronzer eccetera, quindi non le ho acquistate perché superavo quello che è il concetto dei 10 euro per pezzo che mi sono imposta io, e poi anche perché io comunque con le palette intere, a meno che non stiamo parlando di una forma così, quindi molto compatta, se sono grandi non mi servono a niente, nel senso che non ci faccio nulla, cioè mi ci trucco a casa, ma neanche sempre, perché preferisco comunque avere i prodotti sfusi. E un'altra cosa che non ho acquistato è il blush, perché l'avevo messo nel carrello, poi sono andata su Google a sbocciarlo e volevo acquistare un blush che si chiama Summer, che è praticamente un dupe perfetto per Lovejoy di MAC che uso, e quindi ho scelto di non acquistarlo perché avrei preso una cosa uguale. Però ve lo segnalo, c'è appunto quello. Passeremo adesso alle sopracciglia e parliamo delle Microbrow Pencil, le matite a micromina. Queste costano 10,90 euro, vedete io ne ho due, ma perché una ce l'avevo già. Ed è infatti una colorazione, quando ero ramata, molto chiara, è la Auburn. Invece ho acquistato la Chocolat, che è un marrone caldo, quindi più simile adesso al mio colore di capelli e al colore effettivo del pelo delle sopracciglia. E ve ne ho parlato di queste, allo sfinimento vi lascio al video.
Passiamo alle sopracciglia. Il prodotto che vado ad utilizzare io lo conosco alla perfezione. Prima di fare la dermopigmentazione, quindi il tatuaggio, che è questo che vedete, ero una consumatrice assidua di matite per le sopracciglia. Fra le mie preferite, soprattutto low cost, ci sono sempre state queste di NYX. Queste sono le Micro Brow Pencil. Mi piacciono perché costano poco, durano tanto sia in riferimento al tempo che vi dura la matita dall'inizio alla fine, sia sulle sopracciglia. Sono a lunghissima tenuta, reggono anche d'estate, e la cosa che mi piace di più è che hanno appunto il pettine per andare comunque a pettinarle. Quindi faccio le sopracciglia velocemente con cioccolato. Stesso concetto per quanto riguarda il primer occhi. Non ho acquistato nessun primer occhi perché avevo ancora un Jumbo Eye Pencil. Questi ve li ricordate sicuramente agli albori dei tutorial di YouTube, perché tutte, soprattutto in America, utilizzavano Milk, che è questo matitone appunto cremoso, come base per andare ad applicare gli ombretti, e quindi facciamo un throwback e applichiamo Milk per la base. Ve la ricorderete sicuramente tutti, è la colorazione bianca che veniva usata come primer come primer per la palpebra. E quindi facciamo questa cosa un po' old school. Intervengo per presentarvi la palette che secondo me è la svolta. Allora, NYX fa delle bellissime palette di ombretti, i loro ombretti mi piacciono veramente tanto, già li conoscevo, e sono stata catturata da queste, che sono la versione edit piccolina delle Ultimate, che invece sono quelle un po' più quadrate, più grandi. Queste vengono 6,50 €, ci sono tantissime combinazioni cromatiche, quindi ci sono varianti per ogni gusto. E me l'aspettavo non così piccola, ma quando è arrivata ero ancora più felice perché è perfetta. È una palette perfetta anche per viaggiare. Ha delle pecche, l'unica pecca secondo me è il fatto di non aver messo un burro chiaro o comunque un colore illuminante shimmer, manca proprio un punto luce o comunque un punto luce sia luminoso che chiaro, tipo un burro. Hanno messo questo che per me, per i miei colori, è un colore di transizione, leggero, delicato, niente di che, però comunque non ci posso fare non posso illuminare l'arcata delle sopracciglia, eccetera. Per tutto il resto, promossissima, ve la faccio vedere in azione. Di questa palette io utilizzerò tutti i colori, non tutti, scusate, la maggior parte, perché utilizzerò questi tre finali. Salterò solo questi due perché sono quelli un po' più shimmer, che in realtà potrei anche utilizzare, però non oggi nel trucco che voglio fare. E prendo il primo colore, che in realtà sembra un colore chiaro ma non è, aspettate, l'allegria, è un colore per me un pelo scuro, che però va benissimo come colore di transizione. Infatti, come state notando, lo sto applicando appunto al di sopra della piega dell'occhio. Mi servirà poi per andare a sfumare. Poi prendo questo qui con un pennello così, qualsiasi pennello. Dobbiamo andare solo ad applicarlo su tutta la palpebra mobile. Mi piacciono questi ombretti, mi piacciono tantissimo, un po' per la gamma cromatica, in secondo luogo perché sono ombretti che non perdono polvere, quindi non sfarinano, ma sono allo stesso tempo pigmentati giusto. Non abbiamo una pigmentazione altissima, ma abbiamo una pigmentazione adatta anche a chi non è abituato a sfumare, a sfumare, a sfumare, ad essere molto preciso per quanto riguarda appunto il trucco occhi. Poi vabbè, questo colore a me fa impazzire. Avevo un pelo del pennello. E quindi vado poi a sfumare con il pennello col quale ho applicato il primo colore, prendendone sempre un pochino, a sfumare il color borgogna. In realtà questo è un ruggine. Cosa faccio poi? Prendo
un altro pennello e vado a prendere il marrone, quello più scuro che trovate in questa palette, e lo applicherò nella parte esterna, in realtà un terzo, sporcherò proprio un terzo della palpebra mobile, sempre tenendo una sfumatura molto bassa, per andare a dare un po' di definizione e a ricongiungermi poi con sempre lo stesso marrone applicato nella rima inferiore. Io l'ho fatto tantissimo questo trucco ultimamente e mi è anche sempre piaciuto su Instagram, veramente tempo di realizzazione pochissimo, pochissimo tempo, non vado neanche troppo vicino, non c'è bisogno che mi faccia un close up da vicino perché si capisce cosa sto facendo, spero. Comunque è veramente basilare, elementare, Watson. Col pennello col quale ho applicato il ruggine vado a sfumare la parte esterna. Come vedete non tiro in su la sfumatura ma la tengo così, quindi la tengo bassa. Prendo il pennello con il colore neutro. Un pennello pulito da sfumatura e vado a pulire i bordi. Quello che manca sinceramente in questa palette è un colore illuminante, un chiaro illuminante da poter applicare appunto come punto luce all'interno dell'occhio e sotto la sopracciglia. Purtroppo manca, ma sicuramente lo posso recuperare. In questo caso, questo è il momento che aspettavo. Ho scoperto, sono un po' nel mood dei glitter in questo periodo, e ho scoperto questo ombretto glitterato, Glitter Goals. Il colore che ho scelto io è il Multiverse scritto, e sono praticamente degli ombretti glitterati che seguono il trend di questo momento, quindi abbiamo questo applicatore con questi glitter non puri ma comunque immersi in questo ombretto in crema, tono su tono. In questo caso abbiamo un Tortora scuro, un marroncino molto scuro, però ci sono tantissimi colori, vengono 9,50 euro. E io sto meditando anche l'acquisto di altri ombretti, quindi vi faccio vedere come li uso io, perché non li uso da soli, ma vi faccio vedere appunto come applicarlo sull'ombretto per enfatizzare o comunque per dare quel tocco un po' più glitter glam a un ombretto. Nel frattempo ho fatto l'altro occhio, come vi stavo dicendo, usato all'interno dell'occhio e sotto il sopracciglia l'illuminante, perché appunto nella palettina non c'era, e arriviamo al pezzo forte. Cioè, se c'è una cosa che assolutamente vi dovete comprare sono questi, ve li ho presentati, sono i Glitter Goals. La colorazione che io ho è la Multiverse, che in realtà viene benissimo quando faccio uno smoky marrone, ma quando faccio lo smoky marrone utilizzo semplicemente su tutta la palpebra questo marrone qui e poi vado sopra con questo. Io mi aiuto con un pennello perché riesco a prendere poco prodotto, vedete, un pennello tipo così, quindi direttamente dall'applicatore prendo un po' di glitter e vado a tamponarlo sulla palpebra mobile. Bellissimo. Scarico il pennello perché c'è troppo prodotto e ritampono, ripicchietto proprio così, solo sulla palpebra mobile. Da questo punto luce, ora con questo colore ruggine sotto rende meno, ma vi assicuro che col marrone viene una meraviglia, però volevo farvelo vedere a tutti i costi e volevo farvi vedere anche i colori della palette, quindi ho fatto un po' un compromesso. Non ho comprato nessun mascara perché avevo preso
un mascara sempre low cost, non NYX, ma ve lo inserisco comunque perché è l'unico che vedrete di questo brand. E sto parlando di un nuovo mascara di Essence. Li avevo visti e mi incuriosivano. Io ho scelto il Lash Princess Sculpted Volume Mascara, ovviamente nero. Ha questo pack dove vedete riprodotto un bustino. Qui ci sono i laccetti, questo è davanti. Ed è un mascara volumizzante, effetto super volume, con un applicatore, in setola leggermente ricurvo. E vi faccio vedere l'effetto che fa sulle ciglia, è pazzesco, stiamo parlando di 3 euro e qualcosa, meno di 4 euro, quindi ve lo inserisco in questo video perché secondo me ci potete fare un pensierino. Ultimo step sono i prodotti labbra. Ho un promosso ed un bocciato, partiamo dal bocciato che vi faccio vedere solo così, e sono i Powder Puff, sono questi Powder Puff Lippi, sono Powder Lip Cream con un applicatore stile cushion, quindi cuscinetto, spugnetta, hanno un prezzo di 9,90 euro, la colorazione che ho scelto io è la Puppy Love. Non mi piacciono perché io non amo, ho capito che non amo questa texture polverosa, quasi di pigmento in polvere sulle labbra. L'applicatore è difficile, nel senso che il colore è stupendo. Guardate che bello, il colore è bello perché sono i colori che uso sempre, quindi mi piace. Però non mi piace sulle labbra. Trovo anche scomodo questo tipo di applicatore perché ho delle labbra belle grandi. Oppure fate fatica, perché io me lo trovo puntualmente sbordato al di fuori del contorno delle mie labbra. Quindi sinceramente un po' non mi piace la texture, un po' non mi piace l'applicatore, quindi per me è un bocciato. Mentre un super promosso è il prodotto che vi faccio vedere, che dovrei avere anche adesso, ma sono passate tante ore da quando ho registrato. Ed è, adesso me lo rimetto con voi, un nuovo prodotto, anche qui seguiamo il trend che era già iniziato l'anno scorso, stiamo parlando degli oli per le labbra. NYX li fa in varie varianti di colore, hanno un prezzo di 7,50 euro, hanno un potere veramente idratante, non sono appiccicosi, danno questo finish gloss alle labbra, l'olio non va in giro, quindi anche se non, cioè io lo uso proprio così, lo tengo in borsa e lo metto così sulle labbra quando non ho messo matita, non ho messo nulla, quindi resta lì, non se ne va in giro, non fanno quell'effetto appiccicoso soprattutto all'interno della mucosa labiale, sono veramente belli. Devo dire che rispetto ad alcuni olietti per le labbra più cari preferisco questo qua. Comprerei, è arrivato il momento delle considerazioni finali. Allora, considerando il prezzo di alcune cose, cosa non comprerei? Non ricomprerei il fondotinta. Non è male, nel senso che è veramente un fondotinta a lunga tenuta. Però, sapete quando ci sono quei prodotti, sì buoni, però con cui non scatta quel... Cioè, come dirvi, no? Sì, sicuramente un fondotinta che terrò nella mia collezione, che ogni tanto utilizzerò, però non è quel fondotinta che andrei a cercare per una comfort zone solo fondotinta. Il correttore nemmeno perché preferisco delle formule un po' più idratanti. Avete visto, io ho dovuto usare un accorgimento, cioè applicarlo prima del fondotinta, proprio per assicurarmi di non avere il contorno occhi segnato. Però non lo ricomprerei, ci sono correttori a lunga tenuta non così secchi, quindi magari sceglierei una cosa diversa. Poi matite sopracciglia assolutamente promosse, perché io le ho comprate per anni prima di questo video, quindi le ho usate veramente tantissimo tempo e per me sono tra le matite sopracciglia low cost migliori che ci siano. Super promosso, vabbè, Milk, questo qua, ok, se ce l'avete bene, se no pazienza, però è un buon prodotto, nel senso che adesso non se ne parla più così tanto, però quei matitoni sono veramente validi. Tra l'altro io ho anche altri due colori super usati, strausati, uno è un dark brown e l'altro invece yogurt. Yogurt è un colore luminoso sul rosato, dark brown è il colore perfetto se volete uno smoky, una base per uno smoky scuro. Assolutamente sì, in tutti i colori, le palette, le edit, però queste piccoline perché sono comode, comodissime, hanno un prezzo irrisorio, come vi dicevo durante l'applicazione, le polveri sono adatte a tutti, perché
Lavorandole bene avete la performance di un buon ombretto in polvere e se non siete esperte comunque è difficile veramente fare effetto macchia. Non sono assolutamente difficili da usare, sia che siate esperte sia che abbiate appena iniziato, sono veramente fatte bene, è una qualità ottima. Da avere sicuramente il pezzo da avere in più in assoluto per quanto riguarda questo video, cioè se doveste scegliere un prodotto io sceglierei questi glitter goals, questo ombretto glitterato. Come vi dicevo, io adesso ve l'ho fatto vedere su un colore che, se proprio vogliamo dire, non è che si sposa benissimo, però quando lo uso la combo che faccio è questo colore nella piega, il marrone. Questo sopra è una bomba spaziale, ci mettete 2 secondi, come vi dicevo hanno una tenuta ottima questi ombretti glitterati, non sono come altri che sto provando che dopo un po' scivolano, no, non vi feriscono gli occhi e sono perfetti. Altra cosa ovviamente che io non ricomprerei sono questi, i powder puff, ve l'ho già detto, e prenderei altri colori del This Is Everything, l'olio per le labbra, anche se non credo che staranno mai così pigmentati sulle labbra a livello di colore, però secondo me si può fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete dei suggerimenti sempre di altri brand scrivete sotto e niente, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché alla fine, come vi dicevo all'inizio, lo guardate voi, quindi se vi interessano ve ne faccio tanti perché mi diverto. Ciao.